Grande successo in termini di presenze, questa mattina, per l'inaugurazione delle Giornate della Cultura, volute dall'assessorato competente del Comune di Napoli, per parlare di quanto si sta facendo in città al fine di promuovere eventi e iniziative a sfondo artistico. Soprattutto nell'anno in cui Napoli dovrebbe ospitare il Forum internazionale delle culture, presentato in pompa magna con Roberto Vecchioni presidente, e ora finito nel dimenticatoio, quasi degradato, a sagra popolare. Molti gli esponenti del mondo della cultura che hanno voluto chiedere quindi lumi al sindaco De Magistris e all'assessore Antonella Di Nocera. La cultura la dobbiamo difendere: la cultura è orizzontale, non deve essere verticistica. I fondi per la cultura sono pochi, ma in questo momento devono essere spesi bene e soprattutto a beneficio di tutti. Cercheremo di fare nel migliore dei modi. Il Maggio dei Monumenti, le iniziative culturali, il Forum delle Culture che sta finalmente per cominciare. Quindi, insomma, noi dalla cultura vogliamo ripartire e queste tre giornate le abbiamo fortemente volute proprio per ascoltare. Giornate per la cultura significa un momento di confronto e di dibattito. Per costruire un programma di cultura della città, eh, l'intento che nasce già dalla fine dell'anno scorso, anche sulla base di una volontà propria di mettere insieme intellettuali, eh, persone, operatori culturali che si occupano di cultura e fare in modo che la città abbia un programma da consegnare al, al nuovo governo che possa parlare eh, con forza per le, pross le prossime scadenze dei fondi europei che come sappiamo hanno un filo diretto sulle città, quindi prepararsi con gli giusti strumenti, con le strategie strategie con una scelta di indirizzo che deve essere condivisa con le amministrazioni locali, cioè regione e comune, per parlare appunto al governo e all'Europa.